Allora, vediamo un po' come funziona Quizlet. Vediamo prima come funziona la web e poi vedremo come funziona sul telefonino. Sono andata su Google, ho scritto Quizlet, vado a Quizlet e arrivo qui. Ok, e posso fare due cose. Posso o scrivere il nome del mio professore, che in questo caso è Averiolo, e cercare qui Averiolo e arrivo a tutti i set e se vado a classes posso scegliere la classe, la mia classe, per esempio 1IT e qui avrò tutti gli esercizi che posso fare. Ok? L'inconveniente di questo sistema è che la prossima volta che io vado su Quizlet mi ritroverò di fronte a questa cosa, quindi dovrò cercare di nuovo Averiolo e fare tutto il processo. Classes 1IT e arrivare all'esercizio. Ok? Se invece decido di registrarmi, allora vado qui su Sign Up. Posso decidere se registrarmi con Google, con Facebook o normalmente. Decido di registrarmi normalmente. Metto il nome del mio alter ego, perché ovviamente io sono già. Registrata, metto un'altra mail, inserisco una password, ripeto la password, accetto i termini di servizio e mi registro. Metto una password perché deve avere almeno 8 caratteri. Ok. Eccomi qui che sono registrata. Posso scegliere se voglio di linkarlo con le altre cose, di cambiare, eccetera, eccetera. Ok, iniziamo a start. E questa volta vado di nuovo a Averiolo. Una volta che trovo la mia insegnante, allora vado a Classes, vado a 1IT e faccio clic su Join a Class, cioè unisciti a questa classe. Mi ha mandato quindi una richiesta per unirmi a questa classe, che la mia insegnante accetterà, e la prossima volta che io vado su Quizlet, avrò automaticamente tutto il materiale della mia classe. Ok, allora adesso andiamo a, per esempio, azioni quotidiane e vediamo come posso studiarle. Allora, io posso innanzitutto guardarle, posso andare a flashcards Alzarsi. facendo clic sulla scheda, Alzarsi. vedo Alzarsi. l'altra parte, Andare a oppure ballare. facendo clic sotto. Andare a ballare. Andare a cena fuori. Andare a Proseguo, cena fuori. vado avanti. Se non voglio fare tanti clic, posso vedere anche che, per esempio, per andare indietro Andare a ballare. uso la freccetta indietro, per andare Andare a cena avanti fuori. uso la freccetta avanti, che per vedere l'altro lato uso la barra spaziatrice,
è che ho la possibilità di aggiungere una stella. Questo vuol dire, per esempio, non lo so, che è una parola particolarmente difficile che la voglio rivedere dopo, ok? O se faccio un'altra volta S, tolgo la stella, perché se lo voglio vedere a schermo completo, cioè senza la parte di lato, devo premere F. Ok, bene. Allora, Andare a cena a fuori. questo punto, che altro posso fare? Posso decidere di cambiare, invece di fare flip, cioè di ruotare la scheda, di vederla in questo modo, cioè una dopo l'altra, e quindi poi Andare a lavorare. mi appare Andare a teatro. quella sotto. Andare dal dentista. Sempre Andare in posso bicicletta. utilizzare o il mouse o la barra spaziatrice per vedere l'altro lato. Posso togliere l'audio. Posso decidere la velocità dell'audio, posso decidere di vedere entrambi i lati allo stesso momento o Andare in iniziare con bicicletta. l'italiano o con la foto. In altri casi avrete italiano, definizione, eccetera, eccetera. Posso mescolarle. Vedete che quando faccio flip ho solo la scheda. E quando faccio invece flow, ho accanto la fotografia, perché ho deciso di iniziare con la Alzarsi. fotografia. Se avessi deciso di iniziare con il verbo, avrei qua la lista delle azioni. Okay? Questa versione, diciamo, è una versione utile per ripassare velocemente o per dare una prima occhiata. Poi abbiamo learn, cioè impara, impara, abbiamo la fotografia e dobbiamo scrivere che cos'è. Per esempio, qui scrivo mangiare. Mi dice premi qualsiasi tasto per continuare. Qui metterò fare una passeggiata, eccetera, eccetera. Ok, anche qui abbiamo l'opzione di riniziare. Anche qui abbiamo la possibilità, se non sappiamo di vedere la risposta, ci chiederanno di copiarlo. Che succede se io sbaglio? Se sbaglio, mi darà la risposta corretta. Ok? E posso anche dire, ok, questo andava bene. Ci sono dei casi in cui ci sono più possibilità o ci sono due azioni che possono dirsi in due modi, eccetera, eccetera. Ok, poi abbiamo lo speller. Lo speller abbiamo la possibilità di Giocare a tennis. rallentare la voce e in questo caso ascoltiamo e dobbiamo semplicemente GIOCARE spazio A spazio TENNIS. Giocare a tennis. ok. Chiacchierare. Fare la spesa. Sì, quindi io qui ascolto e scrivo le varie. Fare la spesa. Posso riascoltarlo se faccio qui. Quindi posso andare a test. Test mi presenteranno le schede che ho visto con diversi formati di domande. Nel primo bisognerà scrivere, fare una passeggiata. Nel secondo, allora, truccarsi, eccetera, eccetera. In questo caso dovrò associare l'immagine con l'azione. Sarà A, B, D, dov'è svegliarsi? Sotto. E C. Ok. Qui dovrò selezionare invece quale è l'azione che descrive la fotografia.
ne sbagliamo una, va, per vedere cosa succede. Ne sbagliamo un'altra e qui dobbiamo dire se la risposta è giusta o errata. Ok, è vera o falsa? Questo direi che è vero, questo è falso, questo lo sbagliamo per vedere che cosa succede, questo è vero e uscire la sera è falso. Ok, a questo punto verifichiamo e ci indicano quali sono le risposte corrette e quali invece abbiamo sbagliato. Quando abbiamo sbagliato ci dicono la risposta corretta. Ok. Anche qui, se preferisco un tipo di domande rispetto all'altra, posso scegliere, facciamo una prova. Per esempio, io voglio solo true, false e matching. E voglio iniziare con Italian. Ok, eccolo qui. Oppure voglio un numero minore di domande e lo posso cambiare qui. Ok? Bene. Scatter. È abbastanza divertente. Scatter, io un tempo e devo prendere e associare le domande, le risposte, quindi in questo caso le immagini con riposarsi. Vediamo che succede se io sbaglio, il sistema non me lo lascia fare, andare a scena fuori, guardare la TV. Truccarsi e pettinarsi. Ok, e mi dice il mio tempo. Okay. Quindi posso cercare, per esempio, di migliorare il tempo. Ovviamente la volta dopo le domande mi verranno presentate in modo aleatorio, non saranno sempre le stesse domande. Ok, poi abbiamo Race, dove io vedo apparire l'immagine e devo scrivere. Prima che finisca, che cos'è? Ok, vediamo se io lo lascio finire, che cosa succede. Si blocca tutto e mi invita a copiare e poi mi lascia continuare. Se io sbaglio, non registra e mi fa la stessa cosa, vedete, quando l'immagine arriva alla fine mi dice no, quello che è scritto non era corretto, devi scrivere e leggere per poter continuare, adesso vedremo che succederà la stessa cosa. Ok. Abbiamo le istruzioni qui in inglese, ovviamente, possiamo vedere il punteggio, possiamo riniziare da capo. Possiamo mettere in pausa se vogliamo. Ok. Queste sono le possibilità che abbiamo per rivedere il lessico, i verbi, le espressioni che abbiamo